Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi una bellissima messa in prova, anzi uno spacchettamento, messa su strada, prova, prime impressioni, impressioni profonde però direi, su dei nuovi pennelli Tintoretto. Tre selezioni di pennelli, e allora ci sono dei pennelli tipicamente per acquerello, dei pennelli per acquerello e anche tecniche miste, dei pennelli un po' più tecnici che adesso scopriamo insieme. Vediamo come mi sono arrivati questi pennelli Tintoretto e l'impressione che mi hanno dato utilizzandoli per la prima volta. E adesso scopriamo le novità che Tintoretto Pennelli mi ha inviato. Allora, apriamo il primo pacchettino, sto facendo proprio lo spacchettamento con voi, così vi dico anche, wow, le prime impressioni. Oggi abbiamo un bel da fare per scoprire queste magnificenze di Tintoretto. Una selezione di sintetico vaio Kazan, quindi vogliono imitare il vaio che è una delle più alte forme di pennello per acquerello, poi un acqua soft che non ho mai provato e poi una Martora Kulinski, quindi altri pennelli ottimi per acquerello, e un sintetico vaio barra Martora di cui adesso scopriremo insieme le caratteristiche. Prendo della carta da acquerello e ovviamente comincio da quello che mi incuriosisce di più. Allora, stupendo, bagno le setole del pennello che subito prendono vita. Proviamo quindi questo acqua soft Feltracco della selezione Feltracco. Feltracco è un pittore naturalmente veneto, lui predilige nella sua pittorica lo studio della natura, quindi questi pennelli grossi servono proprio per le campiture, per i fondi. E è fantastico perché, come dice il suo nome, è soft, veramente molto morbido nella posizione del colore. Qui stiamo provando un bagnato su asciutto, proviamo anche un bagnato su bagnato. Sì, malgrado la setola assolutamente lunga e folta e anche non morbidissima, come ci si può aspettare da un pennello d'acquerello, ma anche no, dico nell'accezione più comune, devo dire che questo pennello è molto molto delicato, molto 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 delicato. Uso direttamente da pasticca. Vedete come riesce a diluire, proprio per la portata d'acqua che trattiene la setola, riesce a diluire enormemente qualunque passaggio di colore. Molto bello, è uno dei pennelli, lavorando io in acquerello non su larghe campiture, è uno dei pennelli che proprio mi mancava in collezione, quindi il numero 16 Acqua Soft devo dire che è veramente veramente promosso. Ma adesso andiamo con quelli che mi intrigano di più, che sono sempre della linea selezione Feltracco, una serie di pennelli che imitano il vaio pur mantenendosi nel sintetico, quindi strizzano l'occhio agli animalisti, perché a me non sapete quante volte arrivino delle lettere dove mi chiedono delle alternative animaliste, e provo il numero 6 bagnato su asciutto. No vabbè, stupendo, accompagna il colore, vedete come la pozzanghera si muove al passaggio della setola, però nello stesso tempo è molto molto preciso. Proviamo il bagnato su bagnato. E la carta che sto usando è anche scarsetta, quindi
Molto dipende, il pennello fa, ma anche la carta. Bello, bello. Vediamo come si comporta col ritiro. Vabbè, tirerà via tutto, infatti asciuga tutto, asciuga via tutto col ritiro della setola, cioè asciugando la setola e ripassandola. Molto molto bello. E adesso proviamo direttamente da pasticca, quindi più intenso, come gestisce il colore. Lo gestisce bene, è molto preciso, vedete? È un bellissimo pennello, crea pozzanghera con il residuo dell'acqua delle setole. È un pennello dal grande, tra virgolette, serbatoio. E la cosa fantastica è che se asciugate la setola e passate, guardate che potere ha di assorbimento del colore. Stupendo, quindi molto presente nell'aiuto del pittore, insomma. Facilita molto il compito, diciamo così. Provo il 4. Setole morbide ma elastiche, bagnato su asciutto, ecco qui, bagnato su bagnato. È da pasticca, da godè direttamente. Quindi metto, estendo col serbatoio con il residuo d'acqua che ha tra le setole. Anche qui vedete, fantastico. Tiro via l'acqua dalle setole e dalla parte più pigmentata cerco di pulire. E come vedete tira via tutto anche nella parte più pigmentata. Va bene, passiamo al successivo che mi intriga particolarmente, e sono questi sintetico Vaio Kazan nei numeri inferiori allo 0, quindi il 2-0. No, vabbè, che cos'è? Guardate questo pennello, è meraviglioso. Questi sono i pennelli adatti per fare i rami, le fronde, per quei passaggi un po' mossi, per fare quei tremuli passaggi di acquerello che definiscono l'insieme, no? In un qualcosa di più ampio e confuso. Questi danno la definizione. Secondo me sono bellissimi anche per la scrittura. Andiamo su bagnato, beh, un rilascio. Questi sono dei pennelli da usare, secondo me, poi vabbè, ognuno ha la sua tecnica, in assoluta, assoluta velocità, direttamente da pasticca. E non sono per grandi campiture, ovviamente, ma sono per una serie di percorsi molto sottili che devono venire fuori per il nostro lavoro. Come ad esempio dell'erba, come ad esempio, o dei rami, o quello che desiderate. Sono molto interessanti questi, davvero davvero interessanti, bellissimi, bellissimi, una roba pazzesca. Ma adesso, tirando via l'eccesso d'acqua dalle setole, voglio provare incredibile, sono dei pennelli stupendi, quei pennelli che cominci ad usarli e non vuoi più smettere per sperimentare. Va bene, sì, molto molto bello. Bene, mi sono fatta un'idea.
Poi, vabbè, le caratteristiche non cambiano, cambia solamente lo spessore della setola, quindi non ve li farò vedere tutti. Cosa dire di questa selezione feltracco? È una selezione molto ben fatta e molto ben studiata, sia nella formulazione del pennello, perché prende secondo me il meglio di quello che è il pennello per acquarello Tintoretto, quindi il manico è opaco e quindi non passibile di craclettatura durante le immissioni in acqua, una bella ghiera, delle setole che sono morbide, accoglienti dell'acqua ma anche abbastanza flessibili, che accompagnano il gesto, che diluiscono il colore quando anche se ne prenda troppo dal godè o dalla tavolozza, a seconda che si usino i pennelli o il godè, sono di facile impugnatura e soprattutto di semplicissimo lavaggio. Ho potuto appurare, guardate, la setola è tornata pressoché bianca dopo pochissime immersioni in un'acqua che è oltretutto verde. Mi piace moltissimo quindi l'estetica, ma mi piace anche tantissimo l'applicazione pratica. Sono dei pennelli con delle setole molto lunghe, quindi permettono di apporre a macchia molto il colore, non lo stirano troppo, non lo leccano via, ma riescono anche a posizionare delle pozzanghere e a movimentarle, perché uno le posiziona col corpo della setola e poi le movimenta con la punta della stessa. Sono delle setole che funzionano bene sia in bagnato su asciutto che in bagnato con bagnato, come vedete, e hanno diversità di apposizione. Più larga è la setola, più soft, come dice anche il nome di questo pennello che si chiama Acqua Soft, sarà l'imprinting, più sottile, più deciso sarà. Sono dei pennelli abbastanza classici per gli acquerellisti, di ottimo livello, non fanno per nulla venire la nostalgia del vaio naturale, mentre per quanto riguarda i pennelli dallo zero in giù, sono dei pennelli molto scattanti, per le pitture agili direi, per le pitture in cui il segno nevrotico, il segno anche naturalmente vuole essere un pochettino più scattante e mobile. Li trovo ideali per i paesaggisti, perché il paesaggio è uno di quegli elementi in cui queste componenti si combinano e si ha bisogno di un ensemble di pennelli che richieda del soft per i fondi e per le campiture larghe, della immissione regolare per quella che è l'acquisizione delle forme, e un'acquisizione un pochettino, una posizione un pochettino più spasmodica, più dettagliata e fine per quelle che sono le particolareggiature, appunto, di fronde, rami, fogliame e via discorrendo, ma anche i passaggi dell'acqua. Insomma, questi pennelli sono dei grandi alleati per le definizioni paesaggistiche. Stupendi nella forma, stupendi nell'eleganza, sono dei pennelli molto eleganti anche da tenere in studio in bella mostra. Questa selezione di Felice Feltracco credo che non abbia nulla da invidiare assolutamente a pennelli naturali, consigliati anche perché rispetto ai pennelli naturali hanno un costo di gran lunga inferiore, pur mantenendo le stesse caratteristiche tecniche. Quindi pollice in su per questi pennelli. Ultima cosa che voglio dirvi della serie Feltracco è solo ed esclusivamente per acquerello. Non la vedo, non la trovo idonea per nessun altro tipo di tecnica, a meno che non sia un acrilico diluito ad acquerello o una tempera stemperata fino a raggiungere la liquidità dell'acquerello, perché la accoglienza di queste setole sarebbe del tutto rovinata da una tecnica più impastata, quindi sicuramente tecniche liquide con questi pennelli. Proviamo adesso anche questi che
Allora, questi in Martoracolinsky sono più assimilabili alla linea che abbiamo visto e sono anche più assimilabili alla tecnica d'acquerello. Naturalmente una Martoracolinsky può essere utilizzata o da grandi pittori sia per l'acquerello, ma io l'ho vista utilizzare anche per l'olio, perché la Martora ha una flessibilità della setola che permette anche un gioco con l'olio per determinati passaggi molto molto delicati. Non li proverò tutti, ma ne proverò uno per farvi capire la delicatezza di ciò di cui stiamo parlando. Proviamo un bagnato su asciutto, la Martora. Facciamo il gioco del ritiro. Facciamo un bagnato su bagnato. E poi facciamo un direttamente da Godet. Bellissimo, bellissimo. Guardate come accompagna l'intensità e la vivacità del colore. Bellissimo. E anche da qui guardate come rimuove tutto al passaggio. La Martora ha una cosa che io adoro, e la Martoracolinsky in particolar modo: è morbida e flessuosa al passaggio. Questo è un pennello che è come che rende l'atto della pittura come uno scivolamento sul burro, rende il gesto pittorico molto fluido, molto delicato, ma nello stesso tempo anche coinvolgente. Un pennello che non ha bisogno di un grande controllo, perché si controlla da solo, che sfugge, nel senso che riempie il foglio talmente velocemente che neanche ve ne accorgete, e che è veramente fluido, morbido. Anche il rumore che fa il passaggio non ve lo posso fare sentire, ma è un rumore sordo morbido, è un fruscio che non sa di carta, ma sa proprio di setola, morbidezza della setola e non della rigidità del supporto o della porosità del supporto. Diciamo che scivola sulla carta in maniera molto delicata. Mentre adesso proviamo il sintetico vaio barra Martora, che è un pennello assolutamente particolare, conservatorio. Facciamo un bagnato su asciutto. Questo ha la particolarità di rilasciare piano piano il colore che trattiene la Martora. Stupendo. Non è da usare per campiture un pennello come questo, ovviamente. Io lo faccio semplicemente per farvi capire come dipinge. Bellissimo. Comunque bellissimo e molto molto particolare, molto sfrangiante anche questo. Questo potrebbe essere anche un bellissimo pennello da restauro, volendo, per determinate tipologie dei lavori. Direttamente da Godet dovete essere molto bravi a miscelare la parte superiore e la parte inferiore, perché questo, se no, prendete il colore solamente con la punta e quindi non è più affidabile. Ma anche qui vedete, appena incontra l'acqua, che è conservata nel serbatoio superiore, fa faville. Allora, questo è un pennello molto tecnico, abbastanza difficile da usare. Lo vedo molto bene per il restauro. Per la pittoricità, sinceramente, preferisco una cosa di questa, perché
rende il gesto più fluido e meno spezzato, perché proprio qui c'è una discontinuità tra le prime setole più lunghe e quelle invece che formano la parte grassa del pennello che tengono l'acqua. È un pennello utilissimo, appunto, per quanto mi riguarda, per le tecniche di restauro, ma che sì, potrebbe anche essere utilizzato per determinati frangenti dell'acquarello, ma io non ve lo consiglierei mai un pennello così da acquistare per l'acquarello, diventerebbe troppo settorialista, troppo poco utilizzabile, mentre un pennello così ve lo ritrovereste sempre in ausilio quando dovreste fare delle particolareggiature e vi faciliterebbe la cosa, mentre questo non facilita. Questo è un pennello troppo tecnico per di solito chi segue Arte per Te. Per chi segue Arte per Te, questo è un pennello più adatto. Un giorno, se ne avrò la possibilità, dovrò chiederlo a Tintoretto di fare una selezione di pennelli per voi. Vediamo se me la lascia fare. Anzi, adesso gli scrivo una mail, vediamo cosa mi dicono. Chissà, basta, che dire di questi pennelli? Sono tutti molto molto belli. I miei preferiti, allora, i preferiti di ombretta, in quanto con una tecnica pittorica mia propria personale e per il mio gusto di dipingere, io ho adorato i Martora Kolinsky, questi qua. Ovviamente non soltanto per l'acquerello, mi piacciono perché sono dei pennelli maggiormente multitasking che danno un piacere alla pittura, cioè è una cosa mia personale, a me piace la sensazione che danno passando sul supporto, ma sono ottimi, ma come super ottimi. Io credo che gli acquerellisti, i puristi dell'acquerello invece, vedano in questi la torta dietro la vetrina, insomma, per intenderci, perché sono veramente dei pasticcini delle belle arti. Sono bellissimi, accompagnano il gesto della posizione acquosa della pozzanghera, riescono a ripulire il foglio molto facilmente, riescono a creare diversi mélange di colori nella stessa pozzanghera, quindi io per gli acquerellisti naturalmente suggerisco questi. Per chi invece va di tecniche miste ed ha già dei pennelli magari per acquerello e vuole qualcosa che sia anche leggermente più pregiato, prezioso nel proprio studio, suggerisco questi. Queste sono le gratifiche che un artista si fa. Beh, anche una linea di queste è una grande gratifica. Per i tecnici invece, questo sintetico vaio Martora, quindi un pennello combinato, mi piace veramente molto. È un pennello molto tecnico, non facile da usare, perché questo è più per gli addetti ai lavori. Bene, queste le mie impressioni del tutto personali, quindi magari troverete dei video in cui vi diranno assolutamente un'altra cosa. Naturalmente io le adatto alle mie esperienze, al mio modo di dipingere. Queste le mie impressioni su questi bellissimi pennelli Tintoretto. Mi preme ricordarvi, indipendentemente da Tintoretto, ma in questo momento stiamo facendo il video con Tintoretto, quando andate a comprare i pennelli non c'è bisogno di espatriare. Guardiamo le bellezze della nostra Italia e aiutiamo le aziende di belle arti italiane, perché insomma il settore è veramente veramente competitivo, specialmente negli ultimi tempi. Però la qualità italiana, come vedete, ha sempre il suo perché. Bene, grazie a Tintoretto per avermi inviato questi pennelli. Questo non è un video sponsorizzato, Tintoretto non mi paga per parlare dei pennelli, me li manda, anzi non mi aveva neanche avvisato di questo arrivo, mi ha semplicemente detto provali e vedi come ti trovi, e io, essendo per me Arte per Te un mezzo per comunicare quelle che sono le mie scoperte, ho voluto scoprirli insieme a voi. Spero che questo video vi abbia interessato, spero che le mie recensioni vi continuino a piacere, e allora noi ci vediamo la prossima volta con un nuovissimo video. Ciao!